Torna l'Ancona di Agnone, torna la squadra che ha vinto e convinto in Molise, facendo credere a tutti che quella fosse la versione migliore che Cornacchini possa schierare. Il mister, che cerca certezze, evidentemente ne ha trovate diverse in quell'undici tipo, in vista della gara di Scoppito contro la Miternina. Nel tridente offensivo, di nuovo spazio ai rientri da titolari di Tavares e Sivilla, che col Matelica erano rimasti a guardare. Oltre loro due rientra dal primo minuto l'under di Dio, non a centrocampo, ma da terzino sinistro, al posto dell'infortunato Fabi Cannella. All'interno del gruppo siamo in tanti, quindi ci sono delle alternative più che valide, quindi noi, ti ripeto, siamo semplicemente a disposizione del mister, che poi in base a quello che ritiene più opportuno fa nel corso della settimana. Quindi ti ripeto, non sono rimasto deluso, io continuo a lavorare con serenità e cerco di dare il massimo. Vedendo anche quello che sta provando il mister in settimana, sembra comunque che domenica possa toccare di nuovo a te. Vabbè, quello se lo augura chiunque, di giocare la domenica. Io ti ripeto, cerco di lavorare, di dare il massimo, e se così dovesse essere io cercherò di dare il massimo domenica per cercare di fare una prestazione importante per contribuire alla vittoria della nostra squadra. Che momento sta vivendo l'Ancona dopo questo 1-1 con il Matelica, sicuramente più deludente? Ma guarda, io ti ripeto, sicuramente siamo consapevoli di aver fatto una prestazione che rispetto alle precedenti uscite non è stata all'altezza delle altre, però secondo me non c'è bisogno di fare drammi, perché abbiamo dato dimostrazione concreta e sul campo della nostra forza, e quindi cerchiamo di prendere quello che di buono c'è stato domenica, di migliorare i nostri difetti e andiamo avanti con serenità e tranquillità.